paese che insomma ci sostiene e sostiene soprattutto questi imprenditori che da anni e con tanta passione lavorano e stasera ne vedremo degli esempi importanti. Grazie a voi. Grazie anche che ha portato i saluti nazionali, ricordiamo il nostro presidente Marco Granelli, anche il vicepresidente Domenico Massimino che non riesce ad raggiungerci questa sera perché aveva un impegno legato alla banca, però per quanto riguarda il Piemonte, abbiamo ringraziato prima Confartigianato Piemonte, il segretario regionale qui con noi, Carlo Napoli, lo ringrazio sentitamente perché è un momento difficile quello che sta attraversando, non voleva mancare assolutamente questo appuntamento e ne siamo veramente grati, ti facciamo tanti auguri per le cose che sappiamo. Carlo, è un'emozione essere qua, Confartigianato Piemonte c'è da sempre a Sanremo. Sì, buonasera a tutti, grazie, grazie alla Presidente. Noi siamo, come dire, gli antesignani di questa esperienza che viviamo questa sera, perché Confartigianato Piemonte è sempre stato accanto alla moda, soprattutto alle sfilate di moda che si fanno qui a Sanremo in questa splendida scalinata. Ci saremo sempre, ecco, mettiamola così, ringraziando chi adesso si occupa in prima persona. Noi saremo partner sempre e continueremo così, soprattutto anche con un sistema che ci vede oggi qui con il Presidente Nazionale della Moda. Siamo ecosostenibili e le associazioni sono ecosostenibili. Grazie a tutti. Bene, grazie veramente. Io volevo salutare velocemente prima di congedarvi Luisa Porrino, che è la nostra presidente regionale del cinema, perché sta girando un film proprio qui in Liguria in questi giorni. Eccola là, è venuta a trovarci. Congratulazioni per la nomina alla presidenza regionale del cinema e poi chi lo sa, magari a livello nazionale qualche altro riconoscimento. Grazie Luisa. Grazie Donatella Vivaldi, grazie Carlo Napoli, grazie Moreno Vignolini. Un applauso, io Un direi un applauso, forte applauso, certo. perché l'ho sentito poco un applauso. Insomma. Feeling the race between you and me, and I.